Gaetano, siamo alle battute conclusive di questi 2 giorni di stage. Allenatore devi partire, questo stage nazionale che ha visto coinvolti tanti top del calcio italiano. Un tuo pensiero e quali sono i ringraziamenti da fare? Ma senza ombra di dubbio i ringraziamenti vanno in primis a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo stage e quindi vorrei elencarli tutti, chiaramente il tempo a mia disposizione non è tanto, ma ci tengo a ringraziare personalmente il vice sindaco Gianni Azzaro per la disponibilità che ha mostrato nei nostri confronti, tengo a ringraziare particolarmente anche il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, Facoltà di Economia Taranto. Nella persona di Paolo Pardolesi e tengo a ringraziare in maniera particolare anche il nostro o i nostri sponsor tecnici, grazie anche alla collaborazione del nostro amico Marco Cascarano, e quindi mi riferisco alla G6 e anche alla Mizuno che ha contribuito al vestiario per tutti i nostri corsisti. Naturalmente poi un particolare ringraziamento anche a tutti gli altri che hanno voluto aderire alla nostra così idea con, devo ammettere, tanti ma tanti sacrifici. Gian Mario, siamo alle battute conclusive di questa meravigliosa 2 giorni, un regalo alla Taranto Sportiva, quella di Alegnami numeri 1. Tracciamo un bilancio, com'è andata? Sì, direi che è andata ben oltre aspettative. Notiamo la felicità, la contentezza da parte di tutti i corsisti. Permettimi di ringraziare tutti gli sponsor, tutti i relatori, tutti i corsisti, perché veramente ci hanno regalato un evento, ripeto, andato ben oltre le aspettative e siamo molto soddisfatti anche noi. È stata una risposta importante da parte dei corsisti locali e magari un input anche per chi non c'era, no? Si mangiano le mani perché di fatto tra Iacovone qui nell'aula meeting della Facoltà di Economia abbiamo toccato calcio di grande livello. Sì, assolutamente, abbiamo avuto veramente dei relatori di altissimo livello. È un peccato che magari diciamo, gli allenatori tarantini abbiano risposto presente a metà, ma noi siamo comunque soddisfatti perché è arrivata qui gente da tutta Italia e quindi siamo, ripeto, molto 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 contenti. Alla luce di questi straordinari risultati, viene voglia di riprendere il discorso e di riportare questo evento l'anno prossimo a Taranto? Ah, guarda, come tu saprai, che ci segui sempre, noi cerchiamo di organizzare questo tipo di eventi frequentemente, almeno una volta all'anno. Questo è il nostro obiettivo, quello di continuare con l'associazione, appunto, a portare avanti il nostro nome, creando degli eventi sempre con delle novità, sempre interessanti per tutti gli allenatori dei portieri e anche per i portieri.